Guardate lo schermo. Ah, ecco questo qui sotto. Forse questo qui sotto. Ok, grazie mille. Buongiorno, perdonerete il fatto che leggerò per abbreviare eh, i tempi. Durante gli anni di ricerca sulle necropoli settentrionali di Cuma, in Campania, il centro Jean Bérard, in collaborazione con la sovrintendenza archeologica di Napoli, ha portato alla luce una serie di sepolture di secondo primo secolo a.C. Lo studio congiunto del palinsesto statigrafico, dei corredi, del repertorio epigrafico, dei dati antropologici ha permesso di apportare nuove informazioni sulla società cumana e soprattutto aggiungere ulteriori dati sull'autorepresentazione funeraria dei diversi gruppi etnici all'interno della città. Non mi sembra inutile ricordare... Uh, che quindi Cuma è la più antica colonia greca d'Occidente, che negli ultimi decenni del V secolo soccombe all'invasione dei campani e soprattutto che nel 334 ottiene la civita assassine suffragio. L'acquisizione nel 180 a.C. del diritto di usare il latino negli atti pubblici e nel commercio lascia presupporre che a Cuma si sia realizzato il processo di romanizzazione. I risultati delle ricerche recenti hanno ampliato notevolmente il quadro delle conoscenze sul periodo Osco a Cuma e più in generale sulla fase tra la metà del secondo secolo e la metà del primo secolo a.C., quando si registrano significativi interventi architettonico edilizi in diversi punti della città. La zona presa in esame in questo contributo si estende fuori dalle mura settentrionali della città, lungo gli assi stradali che, uscendo dalle porte principali della città, si dirigevano verso nord. In queste aree, nel corso della me seconda metà del secondo secolo e gli inizi del primo secolo a.C., il paesaggio inizia ad animarsi della presenza di numerose, sontuose tombe a camera semi ipogeica e di un cospicuo numero di tombe individuali. L'analisi dei dati sembra indicare che in questo periodo il gruppo umano in esame non prediliga un rituale in particolare. Cremazione e inumazione sono attestate in maniera univoca. Quello che però sembra mutare completamente è la tipologia architettonica in apparenza legata alla pratica funeraria adottata. Il campione in esame, limitato in questa sede alla necropoli della Porta Mediana, è composto da 33 sepolture secondarie a cremazione, due tombe a inumazione primaria di infanti, cinque tombe a camera ipogeica per accogliere inumazioni plurime di adulti di entrambi i sessi. Le attestazioni più antiche si riferiscono all'ultimo quarto del II secolo e sono quindi documentate da almeno tre tombe a camera semi-ipogeica con volta a botte. Queste ultime, messe in opera con grandi blocchi di tufo giallo, ospitano al loro interno due o tre letti o cassoni funerari per accogliere inumazioni. Il defunto è posto su un leggero strato di sabbia accanto al quale è deposto il corredo funerario che appare fortemente standardizzato ma di qualità non trascurabile. Si tratta nel caso di inumazioni femminili di oggetti tipici della sfera femminile, quindi essenzialmente eh, eh, fusi, specchi in bronzo, cassette per contenere oggetti di tipo diverso. Il ruolo sociale dell'uomo invece non è enfatizzato attraverso il corredo funerario. Questo, quando presente, si limita al solo strigile che potrebbe alludere all'educazione atletica del defunto non vanno dimenticati infine gli stili che solitamente accompagnati da un calamaio connotano il defunto come soggetto alfabetizzato e colto. L'appartenenza di queste sepolture ad alcuni personaggi di origine osca è documentato dalle iscrizioni presenti sui cippi che segnalano la presenza dei monumenti. Il monumento 46 di cui vedete un'immagine, era segnalato in superficie dalla presenza di tre cippi funerari in tufo giallo, identici nella forma rettangolare e posti a breve distanza di tempo l'uno dall'altro. I tre cippi portano iscrizioni, i primi due in osco e il terzo in latino e si riferiscono a due individui di sesso maschile di origine osca e a un individuo di sesso femminile che pur avendo quindi utilizzato un, eh, avendo eh, un, eh, un cippo iscritto in latino si riferisce a un individuo di origine osca. Contemporaneamente a queste tombe sono una serie di sepolture secondarie a cremazione individuale, la cui architettura è una fonte imprescindibile di informazione. Non solo segnacolo o indicatore della presenza di una sepoltura, ma è anche un luogo dove chi è rimasto in vita attraverso una ritualità andata persa, ma intuibile grazie alla presenza davanti ai segnacoli di mense blocchi di tufo di più. Piccole dimensioni che servivano per ricevere le offerte, ricordava e venerava i propri familiari. La parte visibile della tomba si configura come spazio liminare tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti, secondo una concezione attestata in tutto il mondo etrusco-italico. Tra queste si segnalano alcune tombe a parallelepipedi con cippo superiore. Tale tipologia tombale prevede un ricettacolo in tufo composto da due grandi blocchi scavati all'interno per dare alloggio al cinerario sempre in ceramica. All'interno dell'urna, oltre alle ossa combuste, si ritrovano anche i resti del corredo funerario cremato insieme al defunto. Oggetti, almeno nel caso della sepoltura 29050 che vedete sulla vostra sinistra, non si discostano molto dal repertorio tipico delle tombe a camera appena illustrate. In alcuni casi al momento della cremazione il corpo doveva essere posto su un letto come testimoniano i frammenti combusti di osso finemente lavorato all'interno dei cinerari. Questo, questa tipologia tombale richiama, vi ho messo un esempio in alto, le eh, tombe dello stesso tipo ma di tradizione greca attestate a Cuma nel IV-III eh, secolo. Con il sopraggiungere del I secolo, a queste tombe si affianca una cospicua quantità di tombe individuali, probabilmente pertinenti a ceti inferiori della popolazione. Le sepolture si organizzano ai lati degli assi stradali e si dispongono su più file. Si tratta anche in questo caso di sepolture secondarie a cremazione, segnalate da cippi in tufo simili a quelli attestati nella fase precedente. Si segnalano in particolare alcune tombe a cremazione. A cippo con ricettacolo e mensa. Il tipo è caratterizzato da un monolite di tufo eretto verticalmente, decorato o meno da incisioni, con un piccolo incavo scavato nella faccia anteriore, destinato a contenere le ossa combuste del defunto. La cavità è chiusa da un secondo blocco di tufo di più piccole dimensioni che serviva da tavola per ricevere le offerte. Numerose sono le sepolture appartenenti a questa tipologia, documentate dai vecchi scavi comuni, una tipologia che sembra soprattutto concentrata nei settori esplorati solo in alcuni settori ben precisi. Questi cippi sono parvenuti a epigrafi, ma è possibile che delle iscrizioni dipinte, cancellate dal tempo, indicassero il nome del defunto. Le sepolture erano sprovviste di corredo funerario, soltanto all'interno di una di esse alla fine del Novecento eh, è stata rinvenuta una moneta romano campana. Tra quelle indagate dal centro Jean Berard, una sola ha restituito eh, i resti combusti di un individuo adulto probabilmente di sesso maschile concentrati in parte nell'inca che vedete rappresentato nella, nella foto e in parte invece sotto al blocco eh, della mensa. Solo apparentemente la quantità di ossa raccolte dimostra che è stata effettuata una raccolta solo parziale del eh, corpo. Nel corso dei primi tre quarti del primo secolo a.C. si diffondono altre tipologie e in particolare tombe con cippo su fossa terragna con ossuario, la variante più diffusa, tombe con cippo su fossa terragna con ossuario e blocco orizzontale o mensa e tombe con blocco orizzontale su fossa terragna con ossuario. Le sepolture secondarie a cremazione senza segnacolo sono molto meno documentate. Le ossa combuste sono generalmente deposte, in tutti questi casi che vi ho appena mostrato, all'interno di urne cinerarie sigillate da coperchi, entrambi recipienti d'uso quotidiano, generalmente adibiti alla cottura dei cibi. Quasi del tutto assente sono gli oggetti di corredo all'interno dei cinerari o nelle fosse. Alcuni balsamari in ceramica documentano l'esistenza di rituali funerari in relazione con le tombe. Lo scavo degli ossuari e le analisi antropologiche dei contesti tombali hanno permesso di evidenziare non solo i dati, biologici, sesso, fascia d'età, patologie delle persone deposte, ma hanno fornito anche utili informazioni riguardo le pratiche post-crematorie e su alcuni gesti inerenti, la conduzione di una cremazione, la raccolta dei resti ossei, l'ossilegium e la loro deposizione in tomba. In molti casi è documentato ad esempio l'uso di inserire i resti ossei in un contenitore transitorio, sacco, un pezzo di stoffa prima di deporle nel cinerario. Dall'insieme dei dati, però, emerge una certa uniformità rispetto a questi aspetti. In questa fase, la parte sommitale dei cippi e delle stele è caratterizzata da un'iscrizione unicamente in latino, che documenta la presenza di individui di cittadinanza romana, alcuni dei quali di origine osca. È interessante notare come si intersecchino gentilizi locali d'origine osca e gentilizi chiaramente latini, derivati arrivati da fuori, forse almeno in alcuni casi dalla vicina colonia romana di Puteoli. Non si escludono però anche alcuni casi di individui di origine grecanica oppure anche etrusca. Tutti però si adeguano all'uso funerario del cippo rettangolare in tufo, già in uso con la lingua osca in epoca precedente, la guerra sociale e il municipium. Nella stessa fase continuano ad essere documentate anche inumazioni rivendute in eh, tombe a camera ipogeica. Che, eh cominciano a differenziarsi da un punto di vista architettonico rispetto ai tipi precedenti. Le sepolture qui presentate mostrano bene la vivacità culturale della città flegrea, una che città che nonostante continui a conservare un substrato culturale greco e nonostante si sia affacciata al mondo romano in maniera preponderante, continua ad essere influenzata da una forte componente osca. Le famiglie osche degli ei, modi, auxi, anti, stai, calinei, pur essendosi avvicinati la civiltà romana che sempre di più fa sentire il suo peso in Campania, nel rituale funerario si latinizzano per continuando ad autorappresentarsi, auto almeno fino agli inizi del primo secolo, alla maniera osca. Un cambiamento radicale nelle tipologie funerarie si manifesta soltanto dall'ultimo quarto del primo secolo a.C. Grazie.